The Advancing Guitarist, un titolo molto altisonante, no? Caso vuole che possedessi questo libro in casa ancora prima di nascere, arrivato nella biblioteca del salotto tramite uno zio musicista che lo aveva preso nell'edizione originale, quindi in inglese. Quando ho iniziato a suonare la chitarra, ho provato a leggerlo e a studiarlo, però non ero ancora pronto, sia perché non avevo le basi necessarie, sia perché non sapevo l'inglese. Negli anni seguenti, da adolescente, ho provato a comprare vari libri e metodi, che però si sono rivelati limitati e quasi usa e getta. Non ero soddisfatto e sentivo il bisogno di trovare un metodo che mi motivasse a continuare a studiare e che mi stimolasse a proseguire nella giusta direzione. Quando intorno ai 15-16 anni ho cominciato ad appassionarmi di più seriamente a studiare jazz, ho sentito l'esigenza di tornare a questo libro, ma questa volta ho deciso di acquistarlo in italiano, visto che finalmente era stato tradotto dal grande chitarrista e didatta Roberto Cecchetto, che casualmente nei successivi 3 anni sarebbe diventato anche il mio insegnante. Ma perché ho trovato questo libro così illuminante ed essenziale per il mio percorso? Intanto ci tengo a dire che, come vedete, è poco più di 100 pagine, però allo stesso tempo abbastanza materiale di studio per almeno una vita, forse due. Non cita mai nessun genere musicale, non è un libro per il jazz come non lo è per il funk, come non lo è per il rock. Mick Goodrick va molto oltre le distinzioni dei generi e di stili, sarebbe troppo limitativo. Mick con questo libro vuole spiegarti come funziona e come approcciare questo bellissimo strumento che è la chitarra. Ma chi è Mick Goodrick? Mick Goodrick è un chitarrista americano che negli scorsi 40 anni ha suonato con i più grandi musicisti jazz nell'ambito mondiale, pubblicando molti album interessanti. Però durante la sua carriera si è particolarmente distinto per essere un grandissimo insegnante. È stato ed è tuttora docente presso il Berklee College of Music di Boston, dove ha avuto modo, durante la sua lunga carriera didattica, di insegnare ad alcuni chitarristi che poi si sono rivelati, per così dire, abbastanza talentuosi. Ha inoltre pubblicato molti altri libri interessanti oltre a The Advancing Guitarist, come Mr. Good Chord, Almanac of Guitar Voice Leading, oppure Creative Chordal Harmony for Guitar, Using Generic Modality Compression. Come avrete intuito, è un tipo molto spiritoso. Ma torniamo al nostro The Advancing Guitarist. Un'altra cosa che amo di questo libro è certamente il suo continuo umorismo, leggero e tagliente, e anche la facilità di lettura. I titoli dei capitoli e dei paragrafi sono fantastici, riescono sempre a incuriosire e a motivare a lettura, e credo che questo sia molto importante perché dà un tocco di leggerezza a tutto il libro, contribuendo a fare della lettura di questo libro un'esperienza molto intensa, molto forte. In ogni pagina c'è almeno una frase importantissima che ti rimarrà impressa. Durante tutto il libro Mick ti pone letteralmente di fronte a delle sfide. La sua filosofia è quella del cosa succederebbe se facessi questo, piuttosto che dovresti fare questo esercizio. Questo lo trovo molto, molto più motivante. Sei continuamente stimolato da delle nuove sfide imposte dal tuo stesso strumento. E con il tempo ciò ti fa prendere anche delle scelte molto più personali, perché arriviamo ad un punto in cui bisogna scegliere e prendere delle decisioni su cosa studiare e per quanto tempo. Ci accorgiamo che è impossibile imparare tutto quello che il nostro strumento ci offre e che c'è da sapere. Non basterebbe una vita, però possiamo pur sempre provarci. Non è possibile spiegare in un unico video la vastità degli argomenti trattati in questo fondamentale libro, perché parla veramente di tanti argomenti nello specifico. Ogni tema toccato da Mick Goodrick meriterebbe molti approfondimenti. E quindi non posso che rimandarvi alla lettura del libro. Però vi posso citare un paio di esempi che potrebbero essere uno stimolo per tutti fin da subito. La scienza dell'unitar. Questo è un esercizio fondamentale ed applicabile a qualsiasi strumento a corda pizzicata. Consiste semplicemente in limitarsi a suonare su una sola corda. Proprio perché limitare se stessi è la chiave per poi essere più liberi. Dal momento in cui ci concentriamo a suonare su una corda sola, emergono gli altri nostri limiti. Per esempio, capiamo di non essere abbastanza vari ritmicamente, possiamo accorgerci che suoniamo sempre le stesse tensioni su quella corda. Oppure, essendo costretti a suonare di meno, apprezzeremo semplicemente il nostro silenzio. Ci verranno in mente nuovi modi di approcciare la musica. Provare a fare questo esercizio per 20 minuti al giorno può essere veramente illuminante.
Uno degli altri esempi applicabili da tutti i musicisti può essere l'uso effettivo dello spazio. Ogni volta Mick Goodrick si rivela un burlone. Poi Mick Goodrick parla di molti altri argomenti interessanti, come i cicli diatonici, modi per muovere le voci da un accordo all'altro in modo più funzionale e intelligente possibile. Come dicevo prima, anche qui, ad ogni pagina Goodrick continua a porci delle domande per farci riflettere il più possibile sulle potenzialità del nostro strumento e anche per lasciarci intendere che sappiamo veramente poco rispetto a quello che ci sarebbe da scoprire sul manico della chitarra. Alla fine del libro troviamo dei suoi commenti e delle sue considerazioni personali, non solo riguardo alla chitarra, ma anche al modo di approcciare la musica. Consigli che quando ho letto per la prima volta a 17 anni mi sono sembrati scontati e banali, ma che poi ho riletto dopo 4-5 anni e che ho capito e apprezzato veramente. Quindi concludendo con questo libro, Mick Goodrick ci fa capire che ognuno di noi deve fare delle scelte. Ci mostra che le potenzialità del nostro strumento sono pressoché infinite. Quindi dobbiamo scegliere gli argomenti che ci piacciono di più e dedicarci a quelli, restando sempre consapevoli del fatto che il materiale da studiare non si esaurirà mai. Voglio fare anche un annuncio e dire che da qualche settimana ho cominciato ad insegnare online e mi piace molto e credo sia un modo per restare in contatto e un'occasione per confrontarsi durante questo periodo difficile. Chi è interessato può contattarmi per mail che scriverò qua sotto. Grazie a tutti e alla prossima.